Si parla di uno spreco di addirittura oltre 4 milioni di euro per il fallimento della società Tunnel. Ma di cosa si tratta esattamente? La società Tunnel di Genova SPA è una società che è stata costituita 10 anni or sono per progettare il tunnel subportuale. Nei fatti, in 10 anni non ha prodotto nulla se non esborsi per più di 4 milioni di euro. Però la progettazione di questo tunnel, che non si è mai realizzato, è un tunnel che ha un costo di circa 450 milioni di euro, ed è evidente che in questi momenti sarà assolutamente difficile portare avanti un progetto di questo tipo, più gli emolumenti degli amministratori della società. Ci sono voluti 10 anni per rendersi conto che questa società va messa in liquidazione perché non ha prodotto assolutamente niente. È un chiaro esempio di spreco della giunta di centrosinistra. Eppure la giunta di centrosinistra l'ha confermata, non ha fatto nulla in questo tempo. Diciamo che soltanto oggi che ci avviciniamo alle elezioni amministrative, il sindaco Vincenzi ha portato qualche giorno prima delle primarie in commissione questa delibera. Ci sono voluti però 5 anni per arrivare ad un epilogo che era scontato. Già nel 2001 il gruppo di Forza Italia aveva votato contro la costituzione di questa società. Tra quello che abbiamo chiesto noi in più, che non è possibile che a un certo punto, dopo anni, le forze politiche di sinistra che hanno realizzato prima finanza creativa, adesso si mettono a realizzare, hanno realizzato società che non hanno portato nessun beneficio alla città, anzi dei danni. Ricordo anche Sporting Genova ed altre situazioni che si sono rimangiate, e adesso anche Tunnel SPA che è costata alle casse comunali 5 miliardi, 5 milioni di euro, 5 milioni di euro. Non solo, ma secondo me sono ancora più colpevoli perché in 10 anni non è stato affrontato. Proprio perché finalizzati a questo progetto non è stata affrontata la viabilità della città di Genova e la città ha perso 10 anni su questo progetto inutile che si sapeva già che era inutile in partenza, perché a quell'epoca quando come Forza Italia io avevo la responsabilità del gruppo e fecimo una forte opposizione, tant'è che anche su Sporting Genova noi avevamo fatto ricorso anche al TAR, poi per motivi tecnici non era possibile perseguirlo, ebbene noi avevamo anche evidenziato che c'era un nodo sostanziale perché questo tunnel doveva uscire alla foce di Genova, dove tutti sanno bene che ci sono già dei problemi di traffico e nessuno era in grado di darci una soluzione. Adesso viene sciolta, noi chiediamo che non basta che venga sciolta, noi certamente voteremo a favore, però la Giunta deve avere la responsabilità politica, se non vuole avere quella amministrativa, di identificare le responsabilità e di biasimare le forze politiche che l'avevano sostenuta, perché l'avevano creata e per 10 anni poi se la sono dimenticata, assolutamente, quindi loro stessi si rendevano conto di questo, perché non è possibile fare le cose, poi scusatemi abbiamo sbagliato e nessuno paga. Qui in questo caso, come al solito, pagano i cittadini genovesi.